A quasi 13 anni dai fatti delle G8 di Genova andranno agli arresti domiciliari tre super poliziotti considerati responsabili delle violenze alla scuola Diaz. Un anno la pena prevista per Mortora, Luperi e Gratteri avranno diritto a 4 ore di libertà al giorno, potranno usare il telefono e chiedere uno sconto di pena se verrà riconosciuta la buona condotta. Papa Francesco incontra i confratelli di gesuiti, l'ordine del quale ha sempre fatto parte, e spiega che essere gesuita significa essere una persona dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto, dalla santa e bella inquietudine. L'auto privata non è più nei sogni degli italiani e complici la crisi e le difficoltà di circolazione nelle grandi città si afferma il fenomeno del car sharing, le automobili in condivisione. Il caso di Milano, il 2013, è stato l'anno del boom. Vedere tornare il ritratto della Gioconda in Italia è stata una speranza per qualche tempo e l'occasione sarebbe stata il 100° anniversario del ritrovamento nel 1913 del capolavoro di Leonardo, rubato 2 anni prima, ma il Louvre ha infranto il sogno opponendo un netto rifiuto. A bordo dell'Aurora, che ha partecipato al salvataggio della nave russa bloccata nei ghiacci dell'Antartide, anche 4 italiani, tra loro Giulio Esposito, ricercatore del CNR, con il quale siamo riusciti poco fa ad entrare in contatto. Ascolteremo la sua testimonianza. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti a questa edizione delle TG Cronache. Dunque, i fatti sono quelli, e li ricorderete, sono quelli delle G8 di Genova del 2001. 13 anni dopo e tre super poliziotti, Francesco Gratteri, Giovanni Luperi e Spartaco Mortala, sono stati da 2 giorni, si trovano adesso agli arresti domiciliari dopo la condanna definitiva per l'irruzione nella scuola Diaz. Quella irruzione che un dirigente della squadra del reparto mobile e di Roma, Fournier, definì macelleria messicana. A loro è stata negata la pena alternativa dei servizi, dell'affidamento ai servizi sociali. Comunque potranno beneficiare di qualche ora di libertà al giorno e potranno usare il telefono. Tra i pochi condannati a cui invece è stato concesso l'affidamento ai servizi sociali c'è il poliziotto che ordinò di portare le Molotov nella scuola Diaz, appunto, dove c'erano i No Global. Li hanno arrestati la sera di San Silvestro, non finiranno in carcere, sconteranno la pena agli arresti domiciliari, ma in fondo poco cambia. Ci sono 3 super poliziotti agli arresti per i fatti della scuola Diaz 13 anni dopo il G8 di Genova. Francesco Gratteri, ex direttore dello SCO, ora in pensione. Giovanni Luperi, ex dirigente dell'Ucigos, anche lui in pensione. Spartaco Mortola, ex dirigente della Digos di Genova, sospeso dal servizio. Il Tribunale di Genova ha respinto le richieste di affidamento ai servizi sociali che erano state avanzate dai difensori. L'alternativa che di solito viene richiesta è talora concessa per condannati incensurati che devono scontare residui di pena inferiori ai 3 anni. Tutto questo dopo la condanna in appello resa definitiva nel 2012 dalla Cassazione. La cornice è ciò che avvenne la notte del 21 luglio del 2001, la cosiddetta macelleria messicana, il pestaggio di 93 manifestanti, ma per Gratteri, Mortola e Luperi ed altri funzionari già condannati e arrestati nelle scorse settimane, il provvedimento riguarda la storia delle false bottiglie Molotov fatte ritrovare alla Diaz nella perquisizione trasformata nel sanguinoso pestaggio. Le pene alternative sono state invece concesse all'ex vicequestore Pietro Troiani, l'uomo che materialmente introdusse il sacchetto all'interno della Diaz, dove si erano radunati i No Global, perché ritenuto esecutore materiale di un ordine che gli era stato imposto dall'alto. Poliziotti, come l'ex vice di Gratteri Caldarozzi, anche lui coinvolto nella vicenda, che occupavano posizioni di comando nei giorni del vertice e che in attesa della conclusione del lunghissimo iter giudiziario, si è detto, hanno fatto carriera. Uomini che hanno ricoperto ruoli apicali nella Polizia di Stato, soprattutto Gratteri, dagli arresti di Provenzano, Giovanni Brusca e Leoluca Bagarella, fino alle indagini sull'attentato alla scuola Morvillo Falcone di Brindisi, ma la storia professionale, nel suo caso, non è bastata ad evitare l'ultima macchia. Meglio tardi che mai, ha commentato Vittorio Agnoletto, all'epoca portavoce del Genoa Social Forum. Le vittime delle violenze attendono ancora delle scuse.
Riflettiamo adesso sulle parole di Papa Francesco che questa mattina ha celebrato una messa nella Chiesa del Gesù a Roma davanti ai Gesuiti, compagnia alla quale appunto Papa Francesco appartiene. Allora ha indicato la strada da seguire, sempre in ricerca, con un cuore pieno di desideri e non atrofizzato, e poi li ha invitati ad andare nelle periferie. In queste parole c'è insomma tutto il pensiero di Papa Bergoglio, che non trova, è un pensiero però che non trova tutti d'accordo, come per esempio gli ultraconservatori americani, e anche una parte della finanza, soprattutto quando Francesco parla di finanza etica, di capitalismo etico. E così abbiamo chiesto al direttore dell'Avvenire, Marco Tarquinio, un'analisi su questo aspetto. Come viene a pensare nella tentazione che forse possiamo avere noi, no? Ma che tanti hanno, di collegare l'annuncio del Vangelo con bastonate inquisitorie, condenatorie. No, il Vangelo si annuncia con dolcezza. Non bastonate inquisitorie, ma fraternità e amore. L'omelia di Papa Francesco nella Chiesa del Gesù davanti ai suoi confratelli gesuiti contiene una lieve stoccata, forse rivolta all'ordine da cui lui stesso proviene, come ricorda la casula rossa che indossa oggi con stampato sul petto lo stemma dell'ordine fondato da Ignazio de Loyola. L'ordine dei gesuiti, uno dei più missionari, è in tutto il mondo e chissà se oltreoceano qualcuno storcerà il naso per le parole del Papa, come avviene da qualche tempo negli Stati Uniti. Alcune voci si sono alzate tra i ricchi filantropi americani che non hanno gradito le osservazioni del Papa sui rischi del capitalismo contenute nella prima esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Voci eccentriche come quella di Rush Limbaugh, commentatore radiofonico noto negli USA per il suo ultraconservatorismo, molto amato dai Tea Party, 15 milioni di ascoltatori ogni giorno, ha accusato il Papa di puro marxismo. Ma non si tratta solo degli ultraconservatori americani, rumoreggia anche il mondo della finanza. Il Financial Times di Londra ha sostenuto che il pontefice si sbaglia quando invoca un'economia etica per riparare i guasti del capitalismo e le diseguaglianze sociali. Sono le critiche di chi non ha letto e meditato le parole del Papa, che sono parole molto chiare, riferite al capitalismo così che noi chiamiamo selvaggio, finanziarizzato, quello che è all'origine della grande crisi che stiamo vivendo, fra l'altro, quello che allarga le distanze fra i poveri e i ricchi del mondo. Senza uguaglianza di opportunità, la violenza e la guerra troveranno un terreno fertile che prima o poi troverà l'esplosione, ha scritto il Papa. Eppure le parole di Bergoglio sulla ricchezza non sembrano discostarsi da quelle di altri papi, partendo dal suo predecessore, Benedetto XVI, un papa che certo non è mai stato accusato di marxismo. Anche se il profitto è legittimo, c'è questo sistema economico dietro la fame e i problemi economici, aveva detto all'Angelus durante il suo pontificato. Forse nella mente di molti il memorabile grido di Giovanni Paolo II all'indomani della caduta del muro di Berlino, quando ci ricordò che finita una esperienza, quella del collettivismo, del socialismo realizzato che aveva martirizzato l'uomo, rimaneva un problema da risolvere proprio col capitalismo selvaggio. Ma la riflessione parte dall'inizio del Novecento, da Leone XIII, tutto il grande contributo della dottrina sociale cristiana, una visione dell'economia dal volto umano. Papa Francesco ha concluso il suo incontro ricordando che essere gesuita significa essere una persona dal pensiero incompleto, dal pensiero aperto. È l'inquietudine della nostra voragine, quella santa e bella inquietudine. E forse c'è l'effetto Bergoglio, in aumento di quelle persone che scelgono di occuparsi in qualche modo degli altri, di dedicare qualche ora del proprio tempo al volontariato. È un incremento ancora più evidente in questo periodo di crisi, soprattutto dopo i grandi eventi di cronaca, come per esempio la tragedia di Lampedusa o il terremoto in Sardegna. Si tratta di una forma di volontariato flessibile che agisce in tutti i campi, ma soprattutto nei confronti delle nuove povertà, la distribuzione di pasti caldi nelle grandi città, soprattutto nelle stazioni.
Non importa di che religione tu sia, né la tua nazionalità e neppure che tu abbia molto tempo a disposizione. Anzi, il volontariato flessibile si rivolge proprio a chi di tempo ne ha poco e magari solo saltuariamente può far fronte agli impegni. In Italia è una formula nuova che arriva dagli Stati Uniti ed è approdata per ora a Milano, Roma e Trieste. Funziona tutto via internet, basta andare sul sito, riempire un questionario e poi accedere al calendario con le attività. Il sito si limita a mettere in contatto i volontari con le associazioni. Roma Altruista è un sito internet che permette alle persone di trovare attività di volontariato che siano adatte a tutti, che non richiedono una formazione specifica e soprattutto a cui si può partecipare teoricamente anche una volta soltanto o comunque ogni qualvolta uno ha tempo e disponibilità senza dare un impegno continuativo. Noi accettiamo qualsiasi associazione purché sia una causa non profit. Quindi si rivolgono a noi associazioni di ogni genere, è un servizio gratuito, quindi da associazioni che si occupano di senza fissa dimora, associazioni che si occupano di animali, associazioni che si occupano di disabili, di bambini, di rom. Tante sono anche le associazioni che si occupano della cosiddetta nuova povertà, è così? Sì, questo è forse il settore dove maggiormente noi lavoriamo. Ci sono moltissime associazioni che sono coordinate a livello cittadino, si coordinano fra di loro a livello cittadino per far sì che nelle principali stazioni di Roma ci sia sempre la possibilità di mangiare tutti i giorni della settimana. La crisi sembra non solo non aver ridotto la voglia di fare volontariato, ma addirittura l'ha aumentata. Tanta gente forse si sente impotente di fronte alla crisi e vorrebbe fare qualche cosa e quando trova una valvola di sfogo, direi io, o un canale dove incanalare questa loro possibilità, lo fanno. Noi negli ultimi 2 anni, che sono stati 2 anni di crisi, abbiamo avuto una costante crescita di ricerche da parte di persone per fare attività di volontariato, tanto che siamo arrivati in soli 2 anni a quasi 7.000 iscritti sul nostro sito ed eroghiamo quasi 1.700 ore di volontariato ogni mese. Ci sono tantissimi studenti, ci sono lavoratori, ci sono dirigenti, ci sono anche molti disoccupati che magari anziché stare a casa ad aspettare che suona il telefono decidono di fare qualche cosa in attesa di trovare lavoro. Ci sono anche tantissimi stranieri, anche extracomunitari. Il 15% degli iscritti sul nostro sito sono stranieri residenti a Roma. Persone che uno si immaginerebbe impegnati a trovare modi per guadagnare e invece loro trovano anche il tempo per fare qualche cosa per la città che li ospita. Quando capitano dei fatti particolarmente drammatici, nelle persone scatta qualcosa e vi chiamano? Sì, e questa è anche un'altra cosa molto bella. Per esempio, quando ci sono stati gli incidenti nel canale di Sicilia dove sono morte centinaia di persone, tanta gente si è iscritta ad attività con i rifugiati e con gli stranieri, come se comunque quando succede un grande dramma la gente si sente più solidale, più umanamente vicina e quindi nasce questo desiderio di fare qualcosa. E restiamo nelle grandi città dove sta prendendo piede con grande successo un fenomeno ed è quello del car sharing, cioè dell'auto condivisa, un sistema molto comodo appunto nelle città trafficate, anche perché con queste macchine si può entrare nella zona appunto a traffico limitato. C'è una tariffa oraria, si prende la macchina e poi si riporta nei parcheggi delle car sharing. Dicevamo, una comodità per i cittadini, un business per i comuni, per l'amministrazione comunale, ma non solo, vedete perché. In tempi di crisi c'è chi pensa che condividere sia meglio che possedere. Parliamo dell'automobile, che a 60 anni dal suo primo boom sembra aver perso un po' dell'aura d'un tempo, quando avere una macchina era quasi imprescindibile, per entrare nel regno delle cose semplicemente utili. A Milano tutto ciò si riflette nel successo del car sharing, l'auto in condivisione, quella che non si compra ma si usa solo nel momento del bisogno. Una formula che esiste da più di un decennio ma che fino ad ora non aveva sfondato, forse perché appesantita dalle regole classiche dell'autonoleggio. Ma quel sistema rigido è stato scardinato da servizi come Guidami, offerto dal comune che conta già 6.000 iscritti, Car2Go con 600 auto e oltre 50.000 utenti e l'appena nato Enjoy. In Italia il servizio è attivo in 12 città.
Ma come funziona questo nuovo tipo di car sharing? Basta avere una tessera e scaricare sullo smartphone un'applicazione che permette di reperire la macchina più vicina. Il noleggio costa intorno ai 25 centesimi al minuto, permette di circolare nelle zone a traffico limitato e parcheggiare sulle strisce gialle e blu coperte dal servizio. Una comodità per l'utente che vive il traffico quotidiano cui non si può fare a meno. E perché il boom del car sharing proprio a Milano? Uno dei motivi è il riassetto urbanistico voluto dal sindaco Pisapia, che ha notevolmente ridotto alcune aree di parcheggio e cassato diversi progetti di posteggi sotterranei. Questo riassetto urbanistico per ora sta facendo avere un boom al car sharing, però se questo boom non sarà controllato saremo con i problemi soliti, ossia il parcheggio selvaggio che c'era con l'auto di proprietà e continuerà a esserci col car sharing, anzi ancora di più, perché col car sharing uno paga l'utilizzo dell'auto a minuto. Allora evidentemente perdere 10 o 20 minuti a fare i giri dell'isolato per cercare un posteggio fanno diminuire la convenienza e spingono al parcheggio selvaggio. Servizi per la mobilità sostenibile, così le definiscono le amministrazioni locali, ma anche un nuovo business che nelle grandi città potrebbe davvero mettere in crisi il dogma dell'auto privata. A Milano nel luglio scorso le auto in condivisione del comune erano solo 130 e adesso sono quasi 2000 grazie ai grandi operatori che hanno deciso di investire. Investimenti che a Palazzo Marino fanno gola e molto. Tra ingressi nelle zone a traffico limitato e permessi di parcheggio, ogni auto in car sharing frutta alle casse delle amministrazioni locali circa 1000 euro all'anno. Sicuramente si arricchisce di più l'operatore che, guarda caso, è un operatore che ora come ora è molto legato all'industria automobilistica. Quindi l'industria automobilistica hanno capito che non si guadagna più tanto a vendere auto, si guadagna di più, o meglio si tamponano le perdite nel vendere mobilità, e il car sharing è proprio l'esempio lampante di tutto ciò. La Mercedes, che investe nel car sharing di Car2Go, fa sapere che la sua Smart sta cambiando modello ed è ai vertici delle classifiche. E anche la concorrente Fiat, che insieme a Eni e Trenitalia ha appena creato il servizio Enjoy, usa il car sharing per avvicinare i suoi clienti. Da gennaio solo a Milano si potranno condividere 650 modelli della nuova versione della 500, come la Smart adatta per il traffico cittadino, servizio che sta per arrivare anche a Roma e a Torino. Da più di un anno un comitato aveva chiesto al direttore del Louvre che la Gioconda tornasse temporaneamente a Firenze per una mostra in occasione del recupero del celebre dipinto di Leonardo da Vinci che fu portato via nel 1911 da Parigi e poi ritrovato in Italia 2 anni dopo. In quell'occasione il quadro fu esposto agli Uffizi, ma in questi giorni è arrivato il No Secco di Parigi. Sei personaggi e gli interpreti, li dessimo in ordine cronologico o anche in quello di gloria acquisita, non ci sarebbe storia. Il primo della lista, staccato da tutti, sarebbe lui, Leonardo da Vinci, autore del dipinto probabilmente più famoso al mondo, certo del più misterioso, del più sfuggente, con quel sorriso che ora sembra commentare beffardo le ultime notizie di cronaca, le quali raccontano che dalla Francia è arrivato il definitivo no al rientro. Certo temporaneo, sarebbe stata quasi una toccata e fuga della famosissima Mona Lisa, ponendo così fine a una vicenda che andava avanti da più di un anno e che cammin facendo qualcuno aveva scambiato per una questione d'orgoglio identitario, una sorta di revanchismo contro il paese colpevole di farsi bello con il quadro diventato il simbolo, se non della bellezza, del fascino femminile. Il pretesto o occasione o motivo, fate voi, del tanto auspicato rientro era, meglio a questo punto sarebbe stato, un anniversario tondo tondo. Bisognerà cercarla ancora, forse anche fuori del Louvre. Il centesimo, per la precisione, di quando il capolavoro leonardesco, recuperato dalla polizia italiana dopo che era stato rubato al Louvre nel 1911, rimase esposto per qualche tempo nel Museo degli Uffizi di Firenze. A lanciare la battaglia per il prestito, a colpi di firme, 150.000 in tutto, era stato un apposito comitato presieduto dallo stesso Silvano Vincetti, già imbarcatosi da tempo nell'ardua impresa condotta a colpi di pale e di picconi in qualche chiesa di Firenze, di trovare, seguendo la pista dei familiari, un qualche resto di quella Lisa Gherardini che della Gioconda potrebbe essere stata la modella da sottoporre alle tanto sfruttate analisi del DNA.
Dopo un primo no secco, il ministro della cultura francese si era mostrato a suo tempo possibilista, un pochino meno il direttore del Louvre, che aveva accennato ai pericoli insiti nello spostamento e senza alcun entusiasmo del direttore degli Uffizi. Natali, se me la vogliono imporre, bene, ma io ne faccio a meno, aveva detto, forse consapevole del probabile insuccesso dell'iniziativa, proprio a causa dell'irresistibile affetto calamita esercitato dal dipinto sui turisti di tutto il mondo, questione che mette in secondo piano ogni altra giustificazione o motivo pure rilevante relativi alla sicurezza o alle geopolitiche in atto tra i vari centri museali. Ora il no è quello che mette fine alla questione, reso noto proprio nei giorni in cui il quadro avrebbe dovuto, anzi potuto, essere esposto a Firenze e con una formula tanto realistica quanto amara per chiunque abbia a cuore le sorti della cultura italiana. La Gioconda è indissolubilmente legata all'immagine e alla reputazione del Louvre, che accoglie ogni anno più di 8 milioni di visitatori che non capirebbero se quest'opera vi fosse sottratta. Dicevamo nel nostro telegiornale che si è concluso il salvataggio dei passeggeri della nave russa rimasta bloccata in Antartide dal 24 di dicembre, però lo sapete c'è un colpo di scena perché ad essere bloccata dai ghiacci è la nave cinese dalla quale è partito l'elicottero che ha fatto la spola tra la nave russa e quella australiana per trasferire i passeggeri. Su questa ultima nave, l'Aurora Australis, si trova uno degli italiani del CNR che ci racconta appunto il salvataggio. Tratti in salvo i 52 passeggeri dell'Academic Shokalski con un'operazione complessa, come mostrano queste immagini girate da una troupe del Guardian che ha impegnato l'elicottero della Xulong a restare intrappolata nei ghiacci, proprio la nave cinese. Una sorte beffarda giocata dal PAC dell'Antartide, che sembra quasi non voler liberare le navi corse in aiuto della rompighiaccio russa chiusa dal 24 dicembre nella morsa degli iceberg. Il comandante della Xulong ha infatti allertato l'AMSA, l'agenzia australiana che ha coordinato i soccorsi, che potrebbe non riuscire a muoversi nella spessa coltre di ghiaccio. La nave cinese, che è il più grande rompighiaccio non nucleare mai costruito al mondo e che misura 167 metri di lunghezza, cercherà comunque di aprirsi una via d'acqua tra i ghiacci non appena le condizioni della marea saranno più adatte. In zona rimane l'Aurora Australis, la nave australiana, inviata nei giorni scorsi per prestare soccorso all'Academic Shokalski. L'Aurora era pronta a salpare per fare rotta dopo uno scalo tecnico alla base scientifica Casey verso casa, ma ora i programmi potrebbero cambiare nel caso la Xulong ne richiedesse l'intervento. A bordo, oltre ai passeggeri trasferiti ieri dalla nave russa, ci sono anche quattro italiani: Francesco D'Alessio dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, Giuseppe Camporeale e Paolo Zini dell'Enea e Giulio Esposito, ricercatore del CNR. In questi giorni Esposito è riuscito a tenerci aggiornati sugli sviluppi della situazione attraverso la posta elettronica in una sorta di diario quotidiano. Siamo riusciti a contattarlo telefonicamente. Noi ci muoviamo agevolmente, a volte abbiamo bisogno magari di tanto tempo per superare alcuni punti critici, però ci muoviamo, anzi adesso abbiamo preso un'andatura ancora più spedita, quindi tra poche ore usciamo dal PAC. Sì, ci sono persone di tutte le età, c'è anche un ragazzo, cioè, intorno ai 10 anni, 12 anni, così dai 12 fino ai 60, penso 65. Ognuno, come dire, ognuno agisce. Abbiamo parlato con un po' di persone, le reazioni sono diverse, c'è anche chi si sente in colpa per tutta la situazione, per il fatto che i cinesi anche abbiano, come dire, sono stati i cinesi fondamentali in questa operazione di trasporto del personale, però adesso si trovano in difficoltà loro, tutte le operazioni sono state condotte con la massima professionalità e nel rispetto di tutte le regole della sicurezza, quindi assolutamente non ci sono state mai situazioni di tensione o di paura, insomma. E adesso noi ci fermiamo per qualche minuto, tra poco.
Sono usciti i dati sulla vendita della Chrysler, ormai Fiat, da alcuni giorni, da due giorni sul mercato americano, che nel 2013 sono aumentate del 9%, il livello più alto dal 2007. Si tratta del quarto anno consecutivo di crescita. Appunto, lo ha comunicato Chrysler, sottolineando che rispetto al 2012 le vendite di autovetture sono cresciute dell'11%, mentre per i camion l'aumento si è attestato all'8%. C'è un dettaglio che riguarda la Fiat 500, c'è stato un incremento dell'1% rispetto appunto a dicembre del 2012, e la nuova Fiat 500L lanciata a giugno ha conseguito un aumento del 52%. Poi vi do un aggiornamento sulle borse: bene tutte le borse europee, la migliore è Milano e il titolo Fiat sta tenendo. È l'ultima notizia del nostro TG Cronaca, e tutti gli aggiornamenti nel nostro sito tgla7.it. Poi c'è l'edizione delle 20, TG Cronaca che torna domani alle 14 insieme a Raffaella Di Rosa. Grazie per averci seguito e buon fine settimana.